Buonasera e benvenuti ad Acque Alte. In questa puntata vi portiamo nelle profondità del lago Gabiet. Siamo nella valle di Gressoney, 2370 metri di quota. Oggi l'immersione è abbastanza impegnativa, François, perché questo lago è profondo, balla tra i 40 e i 50 metri la profondità del Gabiet. Sì, il lago è 50 metri di profondità massima, perché sfrutta i 10 metri dell'originario lago naturale del Gabiet, e più c'è una parte artificiale che comunque è stata rialzata di 40 metri. Quindi il punto più profondo è a 50 metri. Siamo a 2370 metri e quindi l'immersione è abbastanza impegnativa. Gli obiettivi della giornata, gli obiettivi di queste due immersioni nel Gabiet. Ma l'obiettivo della giornata è quello, intanto di mettere il naso sott'acqua e di cercare di capire quello che è intanto il fondale, e la presenza ittica che abbiamo già visto solo da riva essere abbastanza presente, e qualcosa della vegetazione, cercare di vedere l'eventuale presenza di un termoclino, ovvero la variazione della temperatura dell'acqua, se è in superficie, se è più in profondità. Qui la profondità ci consente di andare veramente a capire se ci sono queste grosse differenze, e poi la limpidezza dell'acqua, l'eventuale presenza di sospensione, capire anche, siccome quando si arriva in questi laghi che magari sono appena sotto ai ghiacciai, solitamente dipende molto dal periodo, ma a volte c'è visibilità veramente scarsa. Particolarità da segnalare, molto importante e non dimenticare, è che questo lago ha uno sbarramento, e dove ci sono gli sbarramenti ci sono delle prese che convogliono l'acqua verso valle. Questo è un bacino della CVA, per cui è importante stare a distanza dalle prese che potrebbero anche risucchiarvi. Noi, prima di fare un'immersione di questo tipo in un bacino artificiale, chiaramente coinvolgiamo gli organi preposti, gli enti, ci facciamo spiegare esattamente dove sono le opere di presa, quali sono gli orari in cui queste opere sono in funzione. Chiaramente cerchiamo di stare a distanza debita, assolutamente, per non andare a farci male. Analizziamo anche un attimo l'aspetto ambientale. Siamo a 2370 metri di quota, ma purtroppo questi laghi alpini non sono esenti da inquinamento. Diciamo che dove c'è l'uomo, purtroppo registriamo sempre la presenza di rifiuti. Spiace dirlo, ma in fondo a questi laghi si trova un po' di tutto, no? Purtroppo sì, noi constatiamo proprio questo. In ogni lago alpino che abbiamo visitato abbiamo trovato un po' di tutto sul fondale. E questo è significativo di comportamenti che sicuramente non dovrebbero essere tenuti da nessuna parte, ma a maggior ragione in montagna e in luoghi come questi. Noi nelle immersioni cerchiamo sempre, portandoci un sacchettino, un cestinetto, una retina, di comunque sia tutto quello che possiamo riportarlo, fare una piccola pulizia del bacino. Il problema è che a volte troviamo addirittura degli inquinanti molto ingombranti, e quindi non riusciamo a portarli fuori. Bisognerebbe veramente cercare di educare le persone, perché questo dovrebbe veramente essere evitato. Thank you.
L'acclimatamento è quasi terminato, abbiamo quasi ultimato le nostre 2 ore almeno di rispetto, di sicurezza. Oggi abbiamo in previsione probabilmente 1/2 tuffi. Cercheremo di fare un gruppo unico, proprio perché la difficoltà, la profondità del lago, l'altitudine e tutti gli altri fattori che incidono su questo tipo di immersione ci crea qualche problema. Quindi cerchiamo di fare un gruppo unico, di stare uniti. Entreremo come al solito da riva, in questo caso cercheremo di andare a prendere subito la massima profondità e poi cercheremo di fare un piccolo giro rientrando verso la superficie, cercando di capire quella che è la composizione del fondale, la presenza ittica e i soliti rilievi che facciamo in questi casi. Entriamo da riva, prendiamo la direzione più o meno quel roccione, quindi entrando con la parete sulla destra, cerchiamo di andare a prendere la massima profondità, ci atteniamo naturalmente al computer il più restrittivo, quindi se riusciamo rimaniamo in curva e il primo che sta per uscire dalla curva lo segnala, per cui seguiamo tutti lui. Risaliamo poi seguendo con la parete sulla destra, portandoci fino piano piano sui 5 metri prima e 2 metri dopo, dove facciamo la sosta più lunga e cerchiamo di rimanerci il più possibile. Purtroppo abbiamo dovuto constatare anche in questo caso che ci sono molti ma molti rifiuti abbandonati, soprattutto sacchetti pieni di immondizia.
prima immersione andata, un bel tuffo, visibilità discreta, una prima parte fino verso i 5 metri, visibilità buona, non c'era tanta sospensione anche perché il fondale era abbastanza roccioso, poi una parte invece di fondale melmoso con un po' di sospensione fino più o meno ai 15 metri e poi dai 15 metri in poi di nuovo una visibilità discreta. Siamo arrivati a prendere la massima profondità verso i 22 metri, abbiamo trovato un canyon interessantissimo che doveva essere probabilmente un vecchio torrente, probabilmente, ma veramente interessante, dove dentro si riusciva a nuotare stando in fila indiana, a pinneggiare stando in fila indiana. Abbiamo fatto un 40 minuti di immersione, siamo tornati verso la superficie lentamente, facendo la riva come avevamo detto, tenendoci la parete sulla sinistra. Abbiamo visto qualche pesce, abbiamo visto 2-3 salmerini e un paio di trote. La temperatura dell'acqua era decisamente buona perché stavamo sui 10 gradi in superficie e 9 gradi sul fondo. Composizione del fondale come vi è sembrata? A me è sembrata molto varia, nel senso che vedi, visto che un po' era tutto fondale sabbioso, cioè, è un po' rocce, quindi poi c'erano quei massi enormi che c'era a metà immersione, non so se ti ricordi, quello era proprio, gli giravi attorno, quindi era anche bello da vedere. Nella seconda immersione proviamo a vedere che cosa c'è sott'acqua nella parete opposta del lago. Cerchiamo di andare a prendere la massima profondità, chiaramente tenendoci meno fondi del primo tuffo per questioni di sicurezza. Facciamo tutta la prima parte dell'immersione con la parete sulla sinistra, massima profondità, tornando indietro, parete sulla destra, le solite tappe di decompressione, cerchiamo di allungare un pochettino i tempi, siamo nel secondo tuffo. Mi raccomando, attenzione, se ci dovesse essere più sospensione rispetto alla prima, a non perderci. E poi mi raccomando, a due metri facciamo qualche minuto in più.
François, è andata come ti aspettavi? È andata decisamente meglio. Non speravamo di avere una visibilità di questo tipo, tutto sommato discreta. La presenza ittica, anche quella buona, cioè, abbiamo visto parecchi salmerini, diverse trote, salmerini piccolini, trote di dimensioni anche abbastanza interessanti. E poi il fondale veramente caratteristico. Nel primo tuffo abbiamo trovato questo canyon da perdercisi dentro, perché comunque è un canyon con una profondità di 2-3 metri sui fianchi che proseguiva per diversi metri, quindi ci siamo infilati dentro, siamo divertiti molto. Nel secondo tuffo siamo andati sulla sponda opposta del lago. Anche lì una franata invece, quindi grossi massi e quindi si poteva girare tranquillamente tra un sasso e l'altro su questo fondale veramente interessante. Quindi due immersioni sicuramente positive con il Lago Gabiet alle nostre spalle, possiamo chiudere questa puntata di Acque Alte. Grazie e buonasera.